Ma basta, Caserne, raga, ho giocato 200 volte. Non ce la faccio più. Almeno dammi le altre. Sì, come il limoncello, però fatto col melone. Dovrei assaggiarlo. Guarda, ok, questi sono chiaramente premade. Si stanno tibeggando fortissimo. Però non hanno capito un cazzo, mi sa. Mi tippi? Niente, non mi vuoi tippare, raga. Vogliamo tutti fare cose strane, I guess. Ma perché c'è un totem? Per quale cazzo di motivo c'ho un totem, raga? Mi sono dimenticato di cambiare la build, ottimo. Tra l'altro penso che sia uno dei peggiori spawn per i totem della vita. Ah. E infatti. Peccato che non ha droppato il pallet, sarebbe stato bello. Ah, c'ha... veloce silenzioso. Diciamo che rompo qua e basta, va? Buon TP. Ok, rompiamo il pallet. Out of my way. Dovrebbe essere ancora bloccata la finestra. Meno male che ho portato il totem. Dai, dai, va bene. Non è andata così male col totem. Yo! Buonasera, ero day off. Sono uscito con il mio compagno. Mi fa piacere. Come sei... cosa hai fatto di bello, Gio? Che ci racconti? Che ci racconti? Posso consigliarti? Io non bevo, però ai tempi mi piace bere pizza. Non so cosa sia, non ricordo male. Tipo 4... non so cosa sia la pizza. Mai sentito. Dovrebbe anche andare meglio. Non riesco molto a vederti in live, ma guardo sempre i video che metti su YouTube. Mi fa piacere. No, grazie mille del supporto. Io non lo apro finché non mi rompono... finché non mi rompono il totem. Abbiamo messo tanto alla fine a finire il chase, però comunque si sono curati tutti. Gli abbiamo dato un po' di pressione. Quindi non è andata così male alla fine. Merda, non sono perso un attimo di vista. Meno male che non l'ha droppato. Oh. Pietro, grazie del follow, benvenuto per i serpentelli. Spero che ti troverai bene qui con noi. Fuck. Manca stordito. Ciao, smash it. Merda. Madonna mia, se funziona in merda con questo kill. L'ho provato, ma... dovremmo riuscirci ad arrivarci adesso. Dai, che schifo sta combo. Che schifo sta combo. Buckle up for the people. Vai giù. Stai giù e stai giù. Abbiamo tolto anche il totem alla fine. Che combo veramente rotta. Se fossi riuscito a hittarla. Perché non ce l'ho fatta in tempo. 10 milioni da piedi abbiamo fatto. Porca vacca. Sta andando molto male sto game. C'è qualcuno qua dietro. L'ho visto qualcuno andare di qua, ma... speravo di vederlo. Cazzo, è la corsa così lontana dalla sentina, porca boia. Ok, almeno l'abbiamo preso. Pietro, grazie mille dell'abbonamento Prime, gentilissimo caro. Benvenuto per i serpentelli, ragazzi, cuoricini in chat per Pietro, forza. Nice, così impari a usare il tuo for the people di merda. Grazie mille Pietro, ragazzi, gentilissimo, gentilissimo caro. Qualcuno gli spieghi del sound, per favore, che un attimo full concentrato, che sto giocando anche con un perk in meno. Ah, la brisa l'ho assaggiato, non è male.
Doki. Voglio difendere il gen, però. Sono riuscito, merda. Sono dietro? Beh. Perfetto. Dead Nuke, cerchiamo di ammazzarla così impara a usare il For the People, Buckle Up, che non lo vogliamo più vedere. Uno morto, va bene così intanto. Un buon inizio alla fine. Uno morto in questo caso è strabuono per noi. Dai, non riesco a vederla. Ok. Perché è arrivato sul pad, siamo riusciti a mirarla almeno, questa è buona. Adesso riusciamo a recuperare per adesso comunque, con uno in meno gli mancano due gen. C'è qualcuno di là, buono sapersi. Eccola lì. Ah, fuck. Spero di riuscire a farlo in tempo. Si può fare. Non sapevo se si potesse fare. Let's fucking go. Pensavo non si riuscisse per l'hitbox di merda del gioco. Ti volevo chiedere se potevi portare un video su YouTube su quale killer comprare per i primi, chi per secondi, eccetera. Sto cercando, ma ci sono tutti i video vecchi. Beh, in generale, per comprare come primi killer, diciamo a pagamento Cenobita, non a pagamento, cioè con i soldi del gioco, puoi prendere tranquillamente Clown e Artista. Questi comunque sono quelli che ti consiglio. Bene o male, ho fatto il tutorial su tutti i killer. Anche se è un po' vecchiotto, bene o male sono sempre gli stessi per... Qui non lo vedo, fuck. Perfect. Nice, ok, abbiamo preso la distanza. C'è anche qualcun altro qua. A questo punto ti conveniva il pre-drop. Cavaliere, Blood Ward, non add-on, più range perk, ruin terno maledetto, no way out, Blood Ward. Mi vuoi del male in pratica, Drogot. Mi fa mettere il blu potere. Oh, visto lì in fondo. Raga, non mi fa mettere potere, niente, io non lo sopporto, vedi? Prima ha funzionato, adesso non più. Perso completamente nei meandri del gioco. Feels bad. E tu? Dai, miralo. Aia. Come ti permette di dropparmi il pallet in testa, signore? Non le hanno insegnato le buone maniere. Ma vedi questo. Però droppasse il pallet. Vabbè, l'ho rotto comunque. Tanto adesso dovrò ritipparmi di nuovo. Nice. Ha provato a farmelo rispettare. Cioè, non so cosa ha provato a fare in realtà, perché non l'avrei mai rispettato col potere di app. Va bene. Tanto ormai il game è finito. Non possono più recuperare. Quella è l'agilità, vero? Grazie. Yes. C'è qualcun altro qui tra l'altro. Eccola lì, l'ho vista. Quando vai? Non è addosso a me a quanto pare. Qua non ci sono più pallet. È abbastanza easy. Come si entra nel disco Telegram? Ok, grazie. Che scam, era una hit. No. Oh, c'aveva un anti-slug build allora. C'aveva un breakable.
Ho degli scratch qua. La domanda è: si è allontanato o è rimasto lì? Credo che sia andato verso di qua, però non ne sono certo. Ho visto un corvo atterrare. No, se n'è andato di là. Non abbiamo la botola. Non sappiamo dove spona. Vado da un sacco che non vedo cosa della botola. Non è lì, non è qui. Forse per me sarebbe solo Freddy Krueger. Ci sta, peccato che è il killer più debole del gioco. Vede anche un po' dei miei preferiti, ma è debole come killer, è molto debole. Game è finito. Non può, penso più fa nulla. Perfetto. Oh, l'ho visto. Ah, ok, proprio così, mi cammini in faccia. Un po' anticlimatico così. No, io gioco da tanto DVD, però diciamo che nel mondo dei killer ci sono entrato da poco. Li ho shoppati tutti in giorno, però ero curioso di sapere chi fosse il più forte. Allora, dipende. Perché, come per i Surve, devi considerare quelli da livellare sono più per i perk, non tanto per il killer in sé. Una volta che livelli i killer, diciamo, necessari, cioè sono appunto Cenobita per impasse, Nemesis volendo per inseguitore letale, Bubba per barbecue, Artista per lo Scourge. A parte questi, i killer più forti sono Blight e Blight e Nurse. Quindi teoricamente vuoi il killer più forte, giochi a Nurse o giochi il Blight, capito? Poi mi dici, volendo